Giancarla Perotti per Riviera Oggi. Dottor Di Francesco, come mai l'Associazione Rosa di Maria Regina, che lei presiede, ha deciso di organizzare questo evento della rievocazione della doppiatura in questa zona di Ravigliano di Corroboro? Ma che c'è a fregare? Innanzitutto, proprio qui vicino, in questo oratorio della proprietà della parrocchia di Sant'Agnese di Corroboli, c'è la nostra sede. Ricordiamo che questo luogo è stato costruito dalla signora Rosa Di Matteo, che poi l'ha donata appunto la parrocchia. Noi abbiamo la nostra sede, questa è già la seconda edizione di questa rievocazione della trebbiatura, e quest'anno siamo stati chiamati a partecipare con questo evento, richiamando appunto il cibo della civiltà contadina ai tempi della trebbiatura. Sì, infatti è stata molto interessante questa mattina la conferenza. E ci vuole dire qualcosa di questa contrada e delle finalità dell'associazione? Le finalità dell'associazione sono innanzitutto l'organizzazione di incontri di preghiera, il Santo Rosario. Infatti fin dal 1990, ai tempi di Rosa, in questo oratorio si dice il Santo Rosario nel mese di maggio. Noi lo facciamo anche a livello settimanale, in più l'associazione è deputata a organizzare eventi culturali, artistici e azioni di beneficenza. La trebbiatura, no, con le macchine fa parte di una cultura che è passata da un po' di tempo, di una civiltà contadina, e in particolare della storia di questa contrada, di Ravignano. Sì. E che cosa vuol trasmettere con l'evento che si è appena svolto? Innanzitutto abbiamo ascoltato le testimoni del tempo, che sono la nostra memoria storica, perché tante cose si vanno diluendo e perdendo nel tempo. Questa contrada è caratteristica anche per la presenza di uliveti e di campi di grano. Ecco, Ravigliano, tanto olio e tanto grano, si dice proprio una frase in dialetto. Programmi per il futuro dell'associazione? Programmi per il futuro dell'associazione, nell'imminenza ci abbiamo il 6 settembre, venerdì, un concerto dell'Abruzzo Organ Festival nella parrocchia di Martinsicuro, il 7 settembre presso il Santuario della Madonna e Sabato Santo, l'ultimo concerto dell'Abruzzo Organ Festival. Ritornando alla macchina per la abbreviatura, ma come avete fatto a recepirla? Allora, innanzitutto, è di proprietà del dottor Peppino Lamona, Giuseppe Lamona, che è un grandissimo enologo ed è il nipote di Rosa Di Matteo, e lui è molto legato anche lui alla civiltà contadina, quindi la proprietà è sua, e ha recuperato una macchina trebbiatrice, pensate un po', del 1939. Quindi molto antica. Sì. Bene, noi la ringraziamo, noi vi rivedremo oggi, la salutiamo e magari ci rivedremo al prossimo evento. Sicuramente, a presto, grazie mille.